Allora, adesso questo video lo sto facendo un po' al volo, si nota, e vorrei parlare subito di, finalmente, di Jomi. Questo album è uscito a novembre, è uscito, e metà novembre, però ne parlo soltanto ora perché lo volevo assimilare per bene. Cioè, partiamo innanzitutto, chi è Jomi? Jomi è un rapper emergente di Ravenna, quindi anche più o meno vicino alla mia zona, e che si è poi ritrovato a fine dicembre nei Dead Poets, e quindi cioè, capiamo già che uno che ne sa, quantomeno per essere finito nei Dead Poets. L'album dura una mezz'oretta, dura, sì, 30 minuti all'incirca, sono una decina, sono poco più di 11 tracce, molto belle, parte subito a bomba con Gossip e finisce molto bene con I Serve Italia. E durante tutto l'album si vede che proprio, cioè, usa tanti stili diversi, è molto anche tecnico, soprattutto perché cioè, in certe canzoni proprio si vede che cioè, la tecnica non gli manca. Ogni tanto si perde perché ci sta e non ne faccio un dramma, perché poi non è uno di quelli, ce n'è un big a dire che lì un pochino di incazzi, qua ci sta che ogni tanto si perda in qualche rima che tu diceva, ma che cazzo sta succedendo? Però nel complesso un ottimo album, da un 7,5-8. La cosa che io volevo dire è che io lui l'ho scoperto l'anno scorso all'Underfest a Ravenna, che aveva aperto Jack Smoker, se non sbaglio. Quindi, cioè, non stiamo parlando dell'ultimo arrivato. E già lì ho detto che okay, questo era a seguire perché secondo me lui spacca. Difatti, è stato, cioè questa mia previsione è stata tranquillamente rispettata. L'unica nota negativa di questo album è che dura poco. Cioè, io secondo me l'avrei fatto un pochino più lungo, avrei messo una o due tracce in più. Però, stiamo parlando comunque di un ragazzo molto giovane, penso che abbia la mia età perché va ancora all'università lui. Quindi sinceramente io come voto gli do 8 come voto all'album e spero che migliori col tempo, cioè migliori dove è possibile migliorare perché già siamo a livelli molto alti, cioè è un prodotto che per essere underground è meglio del 70% della merda che è uscito nello stesso anno. Di cui alcuni ne ho parlato, altri ho evitato anche di ascoltarli perché sapevo che non mi sarebbero piaciuti. Altri che ho ascoltato ho detto: sai che c'è, inutile anche parlarne perché io mi ingastrirei. Quindi, niente, questo è quanto. Io ve lo consiglio finalmente. I Jomi sta su Spotify, su tutte le piattaforme. Buonanotte, sta su Spotify, tutte le piattaforme. E quindi ve lo consiglio. 30 minuti di album spaccano.